trovati ad una nuova puntata di Special. La Brigata Garibaldi è rientrata dalla sua missione in Afghanistan. Bentornati alla Garibaldi. La Garibaldi ha dimostrato le qualità raggiunte dalle forze armate e dall'esercito, che può operare anche in modo evoluto, aiutando la ricostruzione e la trasformazione. Quindi puntare sicuramente sulle unità operative, ridurre comandi, contrarre le caserme al fine di risparmiare le risorse, a destinare le forze operative, all'accrescimento delle forze speciali, a tutte le unità che possono garantire l'operatività dello strumento. Ecco, però c'è il problema della spending review, gli effetti sul potenziale dell'esercito? La spending review dal punto di vista del personale non ci fa paura, e nell'ottica della ristrutturazione lanciata dal ministro Di Paola con il consenso di tutti i vertici militari, nell'ottica di ridurre parte del personale per avere unità più operative, quindi risparmiare per l'addestramento, per l'esercizio, cioè per quelle cose vitali per garantire la sicurezza del nostro personale. L'importante è che questo processo di contrazione e di riduzione sia accompagnato dalle risorse necessarie per l'addestramento e per la sicurezza del nostro personale. Se no, il rischio quale sarà? Beh, il rischio, noi contiamo che il rischio non ci sia, perché riceveremo queste risorse. Evidentemente, in carenza di risorse per l'addestramento, ci potrebbe essere il rischio di dover in qualche misura rivedere gli impegni operativi o ridurre l'addestramento delle unità, concentrandoci solo sulle unità che vanno in operazione. Siamo in Afghanistan, dove abbiamo fatto visita, anzi veramente ho fatto visita al carcere di Herat, dove vengono rinchiuse le donne che si permettono di disobbedire alla volontà della famiglia. Ma sentiamo. Sta facendo la metà la donna. Per che storia? Noi siamo due insegnanti che siamo insegnare altri signori. Ci montate a schermo del Justin. Montate Hashmo e mai un minji di soldi. 8 mesi che sono qua. Però Rasmanze è scappata da casa. ما به این واسه خونه فرار کردم قصد فرارم گرچه ندشتم نامزد به چمو خوب بودم چمومه به کانادا بود اون نوه دیده بودم میشناختم چند وقته که اونا به اونجا زندگی میکنم باز من یک بچه دگر دوست داشتم آمد حتی پیش آقا من خواست گری کرد من ندادم من باعث شد که خونه فرار کنم که پلنم به موست البته نامزد به چمو خوب بودم اون دوست داشتم نیچی ای به چگه دگر دوستشون که باید فرار کردم فعلا او هم مواسه من مواسه جور من 5 سال و 6 ماه بالاخره دگه نه به بچه هم خواهی ازدواج میکنم نه با این بچه که قصد ازدواج نه بدایت پی فرگوینتی والی سو فرار از منزل است اسکپاده دی کازا Quindi come svolgono le loro giornate qui? Ma sul fettore meriam quando siamo a Mibini in Bosam, bar mi guardiam che Harno, ma sul fiati, bisogna distruggere i tuoi limo, o ma da sortan, calin befidoran, خیاطی و گلدوزی دارن، خامکدوزی دارن، کلاس های آرایشگری دارن، سواد آموزی است و انگلیسی است و کامپیوتر است. یعنی ما میتونیم بگیم که 100% مبوسین ما مصروف کارهای حرفه‌ای و تعلیم تربیت.
Per queste e tante altre donne che soffrono, da Napoli parte un particolare CD. Sentiamo. Dice di avuto danza, non mi pareva una canzone, ma di stessi non fa tutti, c'è di manarà, ma di nasi, alta che sta per la chiusa la stiva. Quindi ci c'è solo una vola, gioca di canto, poi c'è un pacato il sol. Si dice ma che è l'unico cammino, ci salva che è solo un cammino, che è solo un cammino. Visto che era solo un marà, quasi con il cedera, ma mai un panissi un marà. Proprio mentre firmi questo CD ce ne parli. Questo è un CD, come dire, voluto, come certe volte capita con i figli, come dovrebbe capitare poi con i figli. Perché poi l'idea di accompagnarlo a due grosse associazioni? Sì, è semplicissima questa risposta, perché visto che lavoro con questa banda di matti che avete poc'anzi visto, che sono legati ad AMREF, Amnesty, ma anche a Save the Children piuttosto che a Emergency, io mi è capitato di fare dei lavori musicali per conto di AMREF. L'idea è precisa, la condizione femminile veramente, al di là delle parole, dei sorrisi, veramente è un disastro nei sud del mondo, purtroppo. Cosa contiene esattamente il CD? Contiene 16 tracce, 16 tracce che parlano di amore e di rabbia. Chi ti ha accompagnato in questo viaggio? A parte Gio Becchetti di Sarcinelle e Palontone, c'è Nino Bonocore, c'è Ricketts della banda Bardot, c'è Marca Bentaleb, c'è Caballah, un grande autore milanese, ci sono delle realtà napoletane tipo La Stanza delle Canzoni, che sono dei cantautori, ci sono diversi musicisti, ma c'è anche la chicca di Luciano Ligabue, che ha messo a disposizione il suo studio per mixare il disco. Ora, perché comprare questo CD? Perché è bellissimo e poi perché è uno dei pochi CD che in questo momento si possono comprare, perché dice delle cose belle, fa della buona musica, Ugo è bravissimo e poi è un CD che puoi sentire ovunque. Si fa un po' di cultura. Ma certo che sì, no? E in questa occasione c'è di mezzo Amnesty, ci sono di mezzo le donne, il futuro delle donne, laddove soprattutto sono molto maltrattate. Quindi Amnesty e AMREF sono le due associazioni più accreditate per questi progetti. E quindi un grazie forte a Ugo per il lavoro che ha fatto. Insomma, è una bella musica, sono canzoni stupende. E spero tanto che la gente lo capisca. Ma certo che sì, no? Perché comprare questo CD di Napoli? Perché è bella, la musica è bella. Quindi e poi perché dare un contributo per l'operazione AMREF è sempre piacevole. Per cui se in cambio ti danno anche una cosa gradevole, ti può fare bene. Perché è musica, musica bella, quindi... Ci sono due buoni, validissimi motivi per comprarlo. Ma certo che sì, no? Donne, ma anche tanti bambini che soffrono, soprattutto quelli che vivono in aree di guerra. In particolare adesso pensiamo a quelli di Gaza, dove sta per raggiungerli un veliero che ha fatto tappa anche nel Golfo di Napoli e sembrerà strano, ma i primi a far vista e a portare un supporto sono stati proprio i bambini di Scampia. Ho 13 anni, sto alla scuola San Gaetano in terza bio. Sono qui perché oggi dobbiamo fare una visita a questa nave che deve andare nelle coste di Gaza a portare viveri alle persone che si trovano in difficoltà. Io ho portato alcuni soldi che potranno servire a queste persone per portare felicità alle persone che si trovano dall'altra parte. Ma tu ci andresti lì? Sì, certo. Che faresti per loro?
gli portare qualcosa, per vederli sorridere come sorrido io. Diciamo avremmo voluto fare qualcosa di più, però purtroppo non ci è stato dato tempo sufficiente per poter organizzare questa venuta del Veliero Estella a Napoli in una maniera adeguata. Comunque le autorità cittadine hanno dato un buon segno di solidarietà e di presenza forte, nonostante tutte le pressioni che sono state esercitate da varie parti politiche ed altro. Qual è esattamente l'obiettivo di Estelle? L'Estelle si prefigge di rompere questo assedio per dare un segno che Gaza non è sola e che il mondo è attento a quello che succede da quelle parti del mondo. Quindi voi girate con questo veliero per portare cosa e una volta a Gaza cosa farete? Il veliero porta un messaggio forte che la società civile e la solidarietà internazionale per il popolo palestinese è presente più che mai. Il veliero, oltre a questo messaggio di solidarietà, di pace e di amore, porta anche degli aiuti umanitari per i bambini di Gaza. Noi ci auguriamo che chi è di dovere ci lascia passare per arrivare al porto di Gaza. Per fortuna non ci sono soltanto bambini che soffrono e che vivono in aree di crisi. Questa volta ci spostiamo a Sorrento, dove con la propria voce i piccoli dell'associazione internazionale Ciprea hanno voluto ricordare Antonino Fiorentino, un giornalista che si è ben distinto nel mondo promuovendo la propria città. La bellezza della nostra Sorrento, tanto amata dai suoi abitanti, ma anche dai turisti, che durante tutto l'anno arrivano numerosi a visitarla, ha ispirato due canti. Antonino mi ha lasciato tanto dal punto di vista umano, la sua sorrentinità, come dicevo prima nel corso di questa manifestazione, e soprattutto il suo modo di fare qualcosa per la nostra città. Noi abbiamo cercato di portare avanti un messaggio semplice ma concreto su quella che è l'informazione turistica di Sorrento e dintorni, attraverso un vademecum su quelli che sono gli orari dei trasporti, dei collegamenti marittimi, della via circumvesuviana e tutto quanto ruota intorno ai collegamenti in penisola sorrentina. Però accanto a queste cose abbiamo dato qualcosa di più, abbiamo dato qualcosa che era una riscoperta di quelle che sono le nostre tradizioni e soprattutto quella che è il turismo. Il turismo nasce alla fine dell'Ottocento in penisola sorrentina, però in questi anni ha radicato una tradizione che diventa importantissima e conta ogni anno solo a Sorrento oltre 2,5 milioni di presenze. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più, se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu, gli amici a questo servono a stare in compagnia, sorride al mondo. Quarchi Penisola Sorrentina, immancabile alle manifestazioni organizzate dalla Ciprea. Questa volta però vedo qualcosa di diverso qui sul tavolo. Di che si tratta? Questa sarebbe la torta sorrentina, una torta di origine antichissima. Quei tempi veniva utilizzata soprattutto per festeggiare il santo patrono di ogni comune, che all'origine era fatta solo con crema bianca
e amarene, perché un tempo sappiamo che in penisola c'erano parecchi alberi di amarene e si conservavano soprattutto per fare i dolci. Col tempo è stata modificata aggiungendo anche la cioccolata, crema alla cioccolata. Abbiamo pensato che era bello dedicare un concorso, la Ciprea insieme all'editrice Surrentum, a questo personaggio, a questa persona che io chiamo il gigante buono del giardino, il famoso gigante della favola, e in modo che i ragazzi inizino a guardarsi intorno, a riscoprire anche loro quella che è la preziosa riserva del passato della nostra Sorrento e della penisola. Questo è davvero tutto, vi ringrazio come sempre per la cortese attenzione che ci prestate sia sul web che su questa emittente televisiva. Vi ricordo che potete però vedere questa puntata tutte le volte che volete, ovunque voi siate, su www.kl.net, dove potete proporci anche le vostre notizie speciali. Alla prossima.